Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato oltre 62.000 assunzioni a tempo indeterminato nel mondo della scuola tra docenti e personale ATA. I nuovi docenti in cattedra a partire da settembre saranno presi dalle graduatorie per le supplenze e gli elenchi di sostegno. Al numero di 50.807 si aggiungeranno 30.000 posti per il prossimo concorso PNRR programmato per settembre al fine di realizzare il target finale di 70.000. Per i sindacati i posti disponibili per la docenza sarebbero più di 85.000, mentre i precari oltre 200.000.